Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie di essere qui nonostante insomma i disagi meteorologici. Ringrazio tutta la compagnia di essere qui questa sera. In particolare. Ma in particolare Silvio Orlando. Ha un senso questo pomeriggio. Mi sta facendo dando qualche suggerimento di conduzione, grazie, perché sono un po' emozionato. Mi capita. Siamo esseri umani come gli altri. Però non è così usuale, come dire, confrontarsi con gli attori, vederli, intervistarli, quindi insomma, io sono sempre un po' agitato. Gli attori, ha un capo comico. Allora, io lascerei quindi subito la parola, così insomma lascio questo... Pomeriggio durissimo. Allora, ovviamente siamo qui per parlare di Ciarlatani, spettacolo che è attualmente in scena al Teatro Carignano fino al 26 di maggio, e quindi chiederei subito a Silvio Orlando, così per rompere il ghiaccio, di raccontarci come è nato questo spettacolo, questo progetto. Passo anche il microfono. E buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Come al solito Torino ci riserva delle bellissime sorprese. Di solito questi incontri sono sempre ridotti a 10-15 persone, un po' insomma, disoccupati ovviamente. Pensavamo che a Torino il mercoledì alle 5, pensavamo che insomma, disoccupati a Torino non ce ne sono, no? Quindi pensavamo che ce ne fossero ancora meno, invece siete tantissimi, come al solito. Il teatro Carignano, il teatro stabile. Di Torino ci riserva sempre delle magnifiche sorprese. Grazie di essere qui. Curiosi, non riesco a vedere tutti, solamente le prime file. Mi dispiace moltissimo per un attore non vedere il proprio pubblico, è sempre una riuscita a sfalsarmi, non so, un po' organizzare. Vabbè, tanto c'è spazio, occupate anche la zona di centro, magari se volete. Ma... so che vi perdete pochissimo alla vista, capisco quello che ci avete in testa in questo momento. È così, vedi, un cambio, ci sistemiamo. Insomma, lascio una piccola discussione. E quindi come nasce lo spettacolo? Ma, noi siamo sempre. Noi siamo una compagnia giovane, come non i gestori del gruppo sono giovani, ma perché siamo nati da poco, siamo relativamente da 14 anni, siamo la Cardellino SRL, di cui è AU, amministratrice unica, Maria Laura Rondanini, che è presente in sala, e ci siamo dati anche poco alla volta, abbiamo visto insomma, che il nostro spazio creativo e di proposta poteva essere quello su delle forme di drammaturgia contemporanea, ecco, trovare degli spettacoli magari che per la prima volta vengono messi in scena in Italia, italiani e non, e quindi in questi anni abbiamo messo in scena tante novità, alcuni spettacoli tratti dal Domenico Starnone, abbiamo portato in scena, siamo stati anche a Torino con Lucia Calamaro, poi da Garina, Mongaria abbiamo tratto un monologo che si chiamava La vita davanti a sé, forse qualcuno di voi l'ha visto, uno spettacolo meraviglioso, straordinario, eccezionale, e poi alla fine abbiamo concluso con questo spettacolo che stiamo facendo in questo periodo, che si chiama Ciarlatani. È nato perché io ho un mio amico spagnolo che si chiama Javier Cámara. Se volete trovare su internet, anche adesso potete farlo, non c'è nessun problema. È quello molto severo con gli sms in teatro, quando, però qui potete tranquillamente, se volete approfondire. Cámara è un attore molto importante, anche se il nome vi dirà poco, però è un attore di Pedro Almodovar, abbiamo lavorato assieme degli Jacob Hope, la serie di Paolo Sorrentino, è nata un'amicizia, è un attore molto simile a me, abbiamo delle corde comuni, una sorta di affinità elettive. E tra i tanti artisti internazionali che c'erano all'interno di quella serie, con lui siamo rimasti molto molto in contatto e sapevo che era tornato in teatro dopo 13-14 anni che non ne faceva più, con un testo di Pablo Remón. Pablo Remón è un sceneggiatore molto importante del cinema spagnolo, anche
anche se è abbastanza giovane, no? Anche lui, 45-50 anni, quanti anni c'è la tua, sai sicuramente, quanti 45. Anni c'ha Pablo? 44. 45. 45. Ah, insomma, ha vinto, si poteva vincere in Spagna, il Goya, di cui vale il nostro David, però poi dopo un certo punto, non so perché, noi non abbiamo mai chiesto in realtà perché avesse abbandonato il cinema così in maniera abbastanza radicale, per dedicarsi al teatro, ambito di cui non è che avesse una formazione o qualcosa. Lui era nato come, insieme al fratello, con appunto sceneggiatori cinematografici. E allora ho chiesto a Camera, incuriosito, di che si trattava. Lui mi ha mandato il testo, ho fatto una mia prima traduzione, un po' con i traduttori, con gli scarti, poi dopo abbiamo chiamato Davide Carnevali, importante drammaturgo italiano, giovane, per fare la traduzione definitiva, e poi sono andato a vederlo. Siamo andati, Maria Laura, c'è qualcosa tra me e Maria Laura, sta nascendo qualcosa, insomma. E quindi siamo andati insieme a vedere lo spettacolo a Madrid. Io mi sono innamorato un po' del tipo di scrittura, che è molto bella, molto anche leggera, però allo stesso tempo molto attenta, precisa, puntuale, chirurgica, sull'oggi. E quindi insomma ci sembrava che fosse in linea totalmente con la nostra linea editoriale, per usare una parola un po' pomposa, insomma. E quindi poi alla fine niente, abbiamo messo in piedi la cosa. Abbiamo cambiato tanto rispetto alla versione spagnola, che durava almeno mezz'ora, 40 minuti in più, come durata di spettacolo. La scenografia era totalmente diversa, abbiamo chiamato uno scenografo molto bravo italiano che si chiama Roberto Crea, che di solito cura le scenografie dei nostri spettacoli. Abbiamo chiamato una compagnia tutto sommato giovane, possiamo dire, tranne me, che abbasso, che alzo la media, però, insomma, nella versione originale la protagonista, Anna si chiama. Quanti di voi hanno visto lo spettacolo? Meno male. Ma molti andranno in questi giorni. Lo so, però in questo momento può essere un capolavoro. Ci sono solo 4 persone. È un capolavoro. Ah, ecco, vedi, poi l'unica che è venuta, una su 5 lo definisce un capolavoro. E quindi è proprio, appunto, dicevo, la protagonista Anna, una donna un po' più formata, un po' più là negli anni, invece noi abbiamo fatto una scelta molto molto radicale, affidando questo personaggio così impegnativo a Yoshimi, all'epoca quando abbiamo cominciato aveva 26 anni, adesso ne ha 32, perché nel giro di quest'anno gli è successo di tutto, tranne il rapporto con me, insomma, in scena, che è molto impegnativo, è particolarmente destabilizzante, credo, per un'attrice, un attore, ma soprattutto uno degli incidenti. Che succede? È caduto un pezzo. Ah, ho smantellato un pezzo di microfono. Vabbè, questo è l'antivento, non credo che ci sia problemi. Anzi, per la parola è stata fastidiosa. Preservativo. Che stavo dicendo? Che sono invecchiata. Invecchiata, è successo di tutto. A un certo punto eravamo per un aneddoto, perché queste situazioni divertenti, poi le cose che diciamo, anche un qualcosa di divertente che ci è successo. Eravamo al Teatro Argentina, forse insieme al Carignano, uno dei teatri più importanti d'Italia, conoscete tutti, a Roma, il Teatro Nazionale di Roma. Improvvisamente eravamo debuttati il martedì, al giovedì avevamo tutta una serie di spettacoli con il mal di testa, fuori ferocissimo, e il venerdì si è svegliato e non si ricordava più niente, ma non dello spettacolo, proprio della sua vita, proprio lì non si ricordava come si chiamava lui, come mi chiamo io, come si chiamava sua madre, come si chiamava lei. La via dove vivevo, la mia età, infatti in quel delirio avevo 33 anni comunque. Vedi? Lo vedi? Sì, sì.
E quindi insomma c'è stato un po' di panico. Sì, va, solo 12 giorni di ricovero al San Camillo invece di fare uno spettacolo. Però sto bene, come potete vedere, mi ricordo tutto. E... più o meno. E no, no, scherzo, sto bene, alla fine è finita bene ed è per questo che ora è un aneddoto divertente da raccontare. Sì, le prime 36 ore un po' meno per mia madre e gli altri che hanno pensato che stessi morendo. Però tolta la morte e un possibile tumore al cervello, diciamo, tolte le due possibilità peggiori. In realtà avevo un'encefalite virale, ho avuto, che è una specie di meningite. Ma sono stati fatti, mi hanno beccato l'antibiotico giusto. Sì, diciamo, c'è stato questo neurologo molto intelligente, anche svelto, che ha visto che mi ha descritto il cervello come un cervello di una di un eroinomane quando l'hanno visto. Sì, che io no, che cosa che non sono, vorrei solo chiarire questa cosa, ovviamente sono entrata senza droghe in corpo in quell'ospedale. Approfondiamo questa cosa, te lo dite? No, mi hanno detto, sì sì, quando hanno visto la risonanza magnetica era talmente bruciato che sembrava che fossi tipo sotto eroina da tanti tanti anni, invece no, era solo questo virus che per quello spazio di tempo ha bruciato un po' tutto, ha infiammato tutto e poi è tornato tranquillo dopo 24 ore. E quindi poi mi sono svegliata e questa cosa Silvio mi guarda. No, in tre giorni poi hai recuperato tutto. Sì, la prima cosa che ho fatto svegliata oltre è stato ripetere il monologo iniziale dello spettacolo per assicurarmi che mi ricordassi tutto e che questa è stata un'ossessione in quei giorni che mi sembrava assurdo non riuscirmi a ricordare quella cosa e quindi diciamo la prima cosa è stata quella. Sono aperto gli occhi. Insomma, adesso magari poi chiedete a lei... se vi interessa cose più specifiche rispetto al suo stato di salute, dove si chiede su push, chi fornisce una droga, l'eroina, e così, poi, no, ma insomma questo per dire che sono successe tante cose, come sempre poi gli spettacoli sono vivi, sera per sera succede qualcosa, il cibo che mangiamo, quello che vi succede anche a voi, insomma determinano poi la fruizione e la realizzazione dello spettacolo è la cosa fantastica del teatro che poi gli garantisce diciamo, l'eternità nel mondo dello spettacolo, non solo dal vivo, insomma, mentre altre forme insomma, sono minacciate da qualunque cosa, dall'intelligenza artificiale, da una manipolazione, da una sofisticazione, insomma, preoccupante, no? Siamo tutti un po' preoccupati di questo. Il teatro, l'ultima grande innovazione è stata la corrente elettrica, insomma, poteva accendere i fari, dopodiché più o meno si è mantenuto così. E abbiamo debuttato al Festival di Spoleto, siamo coprodotti anche con il Teatro Nazionale di Roma, in terra argentina, e abbiamo debuttato a giugno, fine di giugno. L'anno scorso abbiamo ripreso quello spettacolo a febbraio di quest'anno, poi c'è stato l'incidente di blu e poi siamo venuti a Torino, insomma abbiamo fatto una sessantina di repliche ecco, fino adesso. Quante ne abbiamo fatte? Vabbè, comunque siamo a metà del cammino, qualcosa di meno forse. Perché i nostri spettacoli tendiamo a metterli in scena, a farli il più possibile, insomma, perché insomma, ci sembra giusto farli e farli vedere soprattutto, perché poi che senso ha fare gli spettacoli e poi li vedono 30-40 repliche, che è un po' la voga del momento, si produce tantissimo in Italia, ogni anno si producono all'incirca 400 spettacoli, insomma, questo mi sembra una cosa un po' eccessiva. Un'ipertrofia di spettacoli. Sì, da un lato una ricchezza, però insomma anche poi alla fine sono spettacoli che spesso non arrivano alle due settimane di vita, insomma, alcuni di questi per dire. Vabbè, questa è la divagazione. Beh, però in questo sistema un po' di insomma sull'apertura sui problemi, come dire, gioia e dolore del teatro e del cinema si inserisce proprio questo spettacolo, mi viene da dire. E diciamo all'incontro tra tutte queste problematiche si inserisce proprio il personaggio di Anna, di appunto interpretata da Blue Yoshimi. E infatti volevo chiederle magari di raccontarci chi è Anna. Ma
non lo, cioè sì, no, lo so ovviamente, è ovviamente, però non so, ricorda più. No, me lo ricordo, diciamo, la cosa che più mi, una delle prime cose che mi viene da dire di Anna è che comunque è un personaggio che chiaramente ha un suo carattere anche ben definito, ma anche fa anche un po' un viaggio, ecco, in questo spettacolo, e quindi questa cosa è molto importante, capire chi è Anna, però forse anche solo in realtà stare più con lei in questa ricerca in cui ogni tanto se stessa, ogni tanto magari si snatura un po', e quindi è difficile anche poi inquadrarla, perché si mostra in un modo, poi in realtà rivela di essere una persona anche molto più vulnerabile di quello che dimostra essere, che è una cosa abbastanza tipica delle persone estroverse, che sono tutte così, e in realtà soffrono tantissimo. Parlo per un'amica, ovviamente. E quindi c'è, cioè, questo, penso che sia una... Cioè, poi per me, io quando ho incontrato Anna, diciamo che mi è stato così un po' anche proposto principalmente da Silvia, ovviamente, un po' me ne sono innamorata subito, un po' l'ho sentita anche un personaggio quasi generazionale che potesse raccontare qualcosa non solo di me, cioè non solo in cui io mi potessi ritrovare, ma in cui tante altre persone potessero fare lo stesso, perché credo che affronta qualcosa di abbastanza universale, che è semplicemente capire chi siamo, cosa vogliamo, semplicemente, ho detto, cioè comunque capire queste cose. E per esempio io appunto ora ho 27 anni, quando ho letto la prima volta, sì, 25-26, comunque mi ha colpito appunto la sua ricerca al di là della sua personalità, e anche una ricerca che non si accontenta poi di quello che ama, cioè che vuole proprio andare un po' al fondo, e questo è dovuto ed è dato grazie anche, penso, alla sensibilità poi di Pablo stesso, che è l'autore, che comunque ha questo tipo di atteggiamento. Quindi questo principalmente penso di Anna sia importante. Io sono profondamente innamorata di questo personaggio, veramente tanto, e comunque ad oggi ogni replica mi ha anche rivelato a me poi un pezzo, nel senso che io tengo un diario di questo personaggio, e ogni tanto me lo chiedo, dico, ma chi sei? Cioè, ti conosco già, oppure le dico, poi sembra una cosa psicotica questa, dopo mi rimandano in neurologia, no, però un po' c'è questo dialogo costante che sto continuando a mantenere con questo personaggio, perché ogni tanto mi dico, ma ti conosco ancora, cioè... ti conosco davvero, oppure forse non ti conosco abbastanza, mi vuoi rivelare qualcosa oggi, tipo una specie di preghiera, quasi tipo oggi dimmi qualcosa in più, oppure non dirmelo, vabbè, rimarrò nell'ignoto. Quindi un po' come lei, penso che anche io sto facendo questa cosa di ricerca costante. Basta. Ecco, Anna è una figlia d'arte. E in un altro fa l'attrice, sì, possiamo dirlo, non facciamo nessuna spoiler. Con lei, diciamo, in questa storia parallela c'è Diego. E invece Diego chi è? Ma mentre Anna, appunto, siamo in un ambito in grosso modo dello spettacolo, insomma, Anna è un'aspirante attrice alla ricerca di un suo posto nel mondo, no? Quindi fa l'attrice anche per capire chi è un po', insomma, e avere dei segnali dal mondo, no? Capire se quello è il posto giusto dove stare, quindi cerca il suo posto nel mondo. Diego, il personaggio che interpreto io, è un regista di un certo successo commerciale, che ha un bel posto nel mondo, perché è un uomo di successo, però è un posto che gli fa schifo, non che non gli piace, che non gli corrisponde. E allora troviamo in questo momento, all'inizio dello spettacolo, che ha avuto un pericolosissimo incidente aereo in cui ha rischiato la vita, ha visto la morte in faccia, e quindi, come tutti quelli che vedono la morte in faccia, capiscono credo sia aleatorietà, ma non sono sicuro. Della vita, e quindi capisce, io se muoio in questo istante, se morivo in quell'incidente, cosa avrò lasciato di me? Tutta una serie di cose di cui non mi interessa niente,
che già quelle che ho fatto 10 anni fa proprio mi fanno anche un po' schifo, insomma, e quindi vorrebbe lasciare un segno di sé un po' più decente, ecco. E quindi ha una crisi, e mette in crisi il povero suo giovane produttore che ha messo in piedi una cosa enorme di una produzione internazionale con star norvegesi, che sta cercando le comparse a Oslo, e dice: no, Dio, questa cosa non la posso fare più, non la voglio fare più, perché voglio fare finalmente, voglio debuttare per la prima volta, ecco. E ritrovare quell'energia, quella purezza che avevo quando avevo, non so, 18 anni, 20 anni, avevo al centro sperimentale, che avevo voglia di fare cinema e dire cose importanti, che avevo un maestro importante che mi aveva, non so, fatto pensare che il cinema potesse essere una cosa bella, creativa e innovativa, che guarda caso è il padre della giovane attrice, che lei ha visto pochissimo nella sua vita, e che proprio muore, abbiamo l'informazione che è morto proprio durante l'incidente aereo. E quindi ribalta tutto questo suo progettone per ritornare. Poi, naturalmente, lo spettacolo, che in due parole parla un po', abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo anche stasera, parla un po' dei fallimenti. No? Tutti noi siamo perennemente, costantemente nella vita, insomma, inciampiamo in questi momenti in cui non ce la sentiamo, non ce la facciamo ad affrontare qualcosa, sentiamo che non troviamo un senso in quello che facciamo. Quando non troviamo il senso in quello che facciamo, ecco lì che nasce una crepa e nasce la possibilità di un fallimento, e più delle volte, per tutta la vita, non li affrontiamo questi fallimenti, li mettiamo da una parte, un po' sotto il tappeto, perché affrontare il fallimento è doloroso, perché è faticoso, perché ci azzera in qualche modo. Non capiamo che poi magari quel attraversamento lì, di quel processo lì, di capire l'azzeramento, sentirsi veramente come un qualche cosa veramente di aleatorio, di qualcosa che oggi c'è e domani non c'è, ci può condurre alla vera possibilità di stare bene al mondo, ripartendo da zero, insomma, un processo di attraversare l'umiltà, arrivare a un processo di umiltà nei confronti con se stessi, nei confronti degli altri, e da lì ripartire, insomma. L'umiltà è una cosa che forse abbiamo smarrito un po' di noi, cioè sempre nel nostro mondo così competitivo, no? Sempre, cerchiamo sempre di primeggiare rispetto agli altri, non ci è consentito di attraversare i fallimenti, perché sennò saremo dei perdenti a vita. Non abbiamo sbagliato quella cosa, ma siamo noi che siamo proprio sbagliati, che siamo dei perdenti, che è una cosa che non viene concessa a nessuno oggi come oggi. E invece questo spettacolo, insomma, cerca di far capire a chi sta in sala che i fallimenti sono salutari, soprattutto ai ragazzi giovani, per quello poi abbiamo scelto, insomma, abbiamo chiesto a Blu di farlo, perché è una ragazza molto giovane, speriamo che tanti giovani poi, come diceva lei, si identifichino nel suo percorso e capire che poi tutta questa ansia di essere famosi, di successo a tutti i costi, è un po' una stupidaggine, una moda del momento, ecco. Ecco, coinvolgendo poi anche in questa chiacchierata Francesca Botti e Francesco Brandi, io ho due curiosità rispetto allo spettacolo. Innanzitutto, in queste rotture continue, anche un po', appunto, chiamandole mete teatrali, del testo, si affronta questo tema estremamente, insomma, dire attuale, postmoderno, della questione del chi è l'autore, se esiste qualcosa che si può ancora scrivere, se oppure siamo semplicemente in un mondo di citazioni e di plagi. Quindi questo era un primo elemento di, insomma, che metto in campo, e la seconda anche rispetto a questa girandola di situazioni, personaggi, tempi, figure che soprattutto poi voi due vi trovate a interpretare continuamente, da un punto di vista anche attorale, come avete lavorato
con Pablo Ramón, come avete costruito poi questi continui cambi vostri come attori sulla scena? È un po' difficile come domanda, la più difficile l'hai fatta noi due, insomma. Allora, attualmente diciamo che sì, non lo so come ho lavorato, nel senso che ho fatto tantissima fatica devastante, che però a un certo punto è diventata bella, grazie a loro, grazie ai miei colleghi e soprattutto grazie a Silvio, che è la persona con cui interagisco di più nello spettacolo. Ho capito proprio come, va bene. E grazie soprattutto a Silvio che... Fai capire bene questa cosa. Grazie a tutti qua. Al capocomico Silvio Orlando. E... No, insomma, più che altro è la persona con cui interagisco di più durante lo spettacolo e quindi questo mi ha fatto molto soffrire all'inizio perché è stata molto dura essere, insomma... durissima. Una catastrofe. All'inizio riusciva a fare le cose più semplici. Sì, sì. Ciccio, porta questa bottiglia da qua a qua. E non ce la facevo. Quella? Sì, così, devi fare così, Ciccio. Qua, questa, no, questa. Sì, vabbè, adesso non esagero. Le quattro persone che hanno visto lo spettacolo potrebbero dire, vabbè, non è che adesso sia diventato. Adesso chiederemo, infatti, anche a No, è molta fatica all'inizio, c'era tantissimo caldo a Roma. Adesso arrivi del caldo. Ero in un quartiere che metteva una tristezza devastante. Mi facevo di eroina, poi non sono finito in neurologia io, però... no, a parte scherzo, ho fatto molta fatica all'inizio. Perché non ci capivo un cavolo. E quindi, lo ammetto candidamente, non riuscivo a capire cosa fare, come prendere questo personaggio. Quando Pablo mi dava le indicazioni in spagnolo li capivo, quando poi me le traducevano non le capivo, allora non capivo. Arrivava lui, mi diceva, insomma, un casino devastante. Poi a un certo punto, piano piano, ho cominciato ad andare da una psicologa. È successo quello. No, prima da uno psicologo maschio, adesso da una psicologa femmina. Ho attraversato un periodo. E quindi piano piano ho costruito la mia personale battaglia contro Pablo, contro Silvio, contro il personaggio e quindi piano piano, soprattutto durante le repliche a Spoleto, ho sofferto come un cane e soprattutto dopo, quando abbiamo ripreso lo spettacolo, grazie a Silvio, grazie al fatto di vederlo non accontentarsi mai lui. Grazie a Blu, al suo percorso che ha fatto incredibile col suo personaggio, grazie a Francesca, che è un'attrice molto diversa da me nello stile, ma comunque noi abbiamo una funzione simile nello spettacolo, no? Che è quello di appoggiare e fare da spalla nei personaggi principali. Grazie a una serie di cose ho avuto delle intuizioni e ho cercato di metterle in pratica e di assumermi delle responsabilità sul palcoscenico, cosa che nella vita non mi riesce mai e quando lo faccio è un disastro totale, mentre sul palco sono riuscito ad assumermi delle responsabilità e lascio giudicare gli altri poi il risultato, insomma, che però adesso mi diverto, ecco, sto bene, sono in cura da una bravissima psicologa che mi sta aiutando e basta. Per quanto riguarda la questione dell'autore, sì, io a un certo punto, a metà dello spettacolo, c'è una rottura proprio vera e propria in cui io interpreto Pablo, insomma, sostanzialmente l'autore del testo, e parte tutto un discorso sul plagio, sulla creazione, su che cos'è l'autore, chi ha scritto per primo, chi non ha mai copiato, insomma, tutta una riflessione molto profonda. Io però mi sono fatto un'altra idea di quella cosa, e cioè un'idea più basica, perché io ragiono sempre su un livello molto elementare, non sono un intellettuale, sono una persona molto semplice, e quindi secondo me Pablo a un certo punto mette quella cosa per far capire agli spettatori dove siamo, cosa sta succedendo e quali sono i significati reali dello spettacolo
che vedrete, perché arriva proprio a metà, quindi arriva in un momento in cui c'è tutta questa riflessione che serve, secondo me, a guidare gli spettatori. Ecco. Io non ho molto da dire del lavoro con Pablo, perché Pablo ha lavorato solo con lui praticamente. Cioè, carità, io sto scherzando. L'anello debole. Sto scherzando. No, soprattutto. Non è vero. Era per agganciarmi. Allora, per prendere la tua... Allora, i miei personaggi, diciamo, sono trasversali alla storia di Anna, ovvero al lavoro di Blu, e rispondono in qualche maniera a un mestiere un po' più da guitto, no? Quello di cambiare, scusate, passo la parola perché un po' lo sono un guitto, quindi questa cosa del passare un po' velocemente da un carattere all'altro. Ora, la cosa interessante è tenere però una misura con la recitazione dei miei colleghi, e soprattutto durante le repliche è stato importante anche il capo comico, che ha cercato di aiutarmi anche a trovare questo equilibrio, perché entrando e uscendo, non avendo una linea unica di costruzione del personaggio, ma appunto sono tutti in funzione, adesso vi dico secondo me di che cosa, occorreva con le repliche trovare questa misura, cioè non spingerla in una direzione troppo teatrale, troppo caratterizzata, ma neanche con un'energia e una presenza poco utile alle scene, quindi troppo sotto. Dico le funzioni perché alla domanda come sto, che è la domanda secondo me, adesso in questo momento mi viene da dirvi, potrebbe essere la domanda che risponde un po' alle cose che abbiamo messo sul tavolo adesso, i personaggi che io porto non si rispondono male, non si rispondono proprio, è come se questa dose di anestetico li fa andare avanti nel loro sto male, ma vado avanti, e sono come un'ipotetica altre figure femminili che il personaggio di Anna incontra, quindi delle ipotetiche altre Anne, con Anna con altre età, con altre cose, quindi sono due attrici prevalentemente in ambito differente, e sua madre. E che sembra tanto la mia in alcuni momenti. E quindi niente, questo è. Poi volevo dire una cosa sulla scrittura di Pablo, che io glielo dicevo di persona, la cosa che secondo me ha sentito Franci, che l'ho sentita anch'io, è che è una scrittura che apparentemente sembra molto semplice, è una scrittura contemporanea, è spagnola, e secondo me adesso gli spagnoli stanno andando forti sulla drammaturgia contemporanea, e in realtà non è semplice, è la bellezza della scrittura profonda, quindi è una, per me, dal mio punto di vista, quindi è una scrittura, io gli dicevo sempre, cecoviana Pablo, è una scrittura cecoviana, e non è mica facile fare Cecov, adesso non è che voglio dire che Pablo sia Cecov, però... vi volevo far sentire questa cosa, nel senso che non c'è nessun accadimento, anche i miei personaggi, non accade qualcosa, non è una scrittura di azione di shakespeariana che continua a entrare personaggi, cambiare, sì, non c'è un grande accadimento, c'è questa domanda, c'è questo incidente, c'è per Anna gli accadimenti glieli mostro io tutto sommato, ma non è che c'è una crisi tangibile, e quindi bisogna costruire con cura questo crescendo tutto sommato, sia mi dico male Silvio che mi guardi così, può essere così una lettura? Tu dici quello che pensi. A me mi dà dentro, anche perché tanto stiamo io e Franci stiamo tanto fuori a fare dei lavori fatti così, sì. E quindi no, è vero, lo sentiamo le sere che questa cosa gira, è secondo me interessante, poi sta a voi ovviamente vedere se la facciamo girare, insomma, ecco. Non so se ti ho risposto. Sì, grazie. Ecco, riallacciandomi, non so se voi volete aggiungere basta. Qualcosa sul lavoro basta. Okay. Andiamo avanti, allora, appunto, proprio riprendendo fuori dal libricino. No, c'è poco in realtà. Riprendendo appunto la questione che introduceva Francesco rispetto anche all'aiuto, alla cura del pubblico, io appunto vorrei magari soffermarmi un attimo sui cinque famosi spettatori, ma anche ieri non c'era, che magari ha qualche domanda, qualche interrogativo prima di proseguire con qualcun altro. La signora che ha detto che era un capolavoro è andata via. Senti,
segnale. No, sì, mi raccomando, manda qua, perché adesso che c'è il dibattito. Sera con Francesca, siamo andati fuori con i miei ragazzi, io ho portato dei liceali. Ah, oh, wow! Grazie. Sì. Ho portato dei liceali l'ultimo anno e ho portato anche degli ex liceali che si sono innamorati del teatro e quindi assolutamente vogliono proseguire ogni anno a fare l'abbonamento, no? E così abbiamo chiacchierato un po' con l'attrice. Veramente speravamo di vedervi tutti per potervi salutare e abbracciare. Poi abbiamo abbracciato lei. Ma dove sei? Sì, infatti non abbiamo neanche fatto una foto. Speravo di vedere noi e poi arrivano la regia e dove eravamo? Tutti contenti lo stesso, tutti galvanizzati. Insomma, perché lei è quella che ci mette di più a cambiarsi, ci mette 7 ore e mezza tutte le ore. Infatti l'ha detto ed è pure rientrata per se non so cosa faccio in quel cancello per consigliare, per vedere dove eravamo, io sono quello che ci mette meno. Facciamo parlare alla signora che dice che lo spettacolo è un capolavoro, che ha portato i ragazzi, che erano entusiasti. No, è un aneddoto, un piccolo aneddoto. Tra i miei ex ragazzi c'è un ragazzo che adesso sta studiando cinematografia, scenografia, montaggio a Milano, e lui è un innamorato del teatro, del cinema da sempre, un esperto, e ha detto che negli ultimi 3 anni abbiamo sempre fatto l'abbonamento insieme, questo è stato uno degli spettacoli più belli in assoluto che ha visto. Ragazzo, come si chiama, signor? Non se lo ricordo. Sì, no, no, me lo ricordo, sì, Candellero si chiama. Candellero. Sante? Candellero. Candellero, ah, il cognome. Il cognome, sì. È bellissimo. Ma spagnolo. Quindi noi siamo rimasti molto entusiasti, ci siamo alzati per applaudire più volte, contenti. Dunque, io non ho delle domande da fare, se non delle considerazioni rispetto a tutto quello che avete detto voi, che già riassume bene, però con lo spettacolo bisogna proprio vederlo per capire queste conduzioni, che sono conduzioni difficili. Quindi lo spettatore deve assolutamente essere ipnotizzato e seguire gli attori e seguire i personaggi ed entrare dentro questi personaggi, perché poi oserei dire, no, che il personaggio appunto di Anna, che si domanda chi è, diventiamo tutti noi che ci domandiamo chi è insieme ad Anna e ci facciamo le stesse domande e abbiamo le sue ossessioni che sono legate alla relazione con il padre piuttosto che no, ma lo stesso regista, come diceva prima Orlando, è un importante, no? Nel momento in cui dice no, perché lo spettatore è lì che dice, ma la famosa attrice, come si chiama, Lidia, non mi ricordo. Veronica del Rio. Veronica del Re, ma siamo un po' tutti lì che diciamo, ma sì, ma facciamo un doppio gioco, ecco, in qualche modo si può fare una doppia sceneggiatura, mettere in scena questo film e poi fare anche l'altro, ma bellissima la figura appunto di Silvio Orlando, che assolutamente grazie tra virgolette all'incidente aereo che l'ha portato quasi dall'altra parte, invece decide di rompere completamente, di creare una rottura con tutto quello che è il precedente, che è il precedente troppo facile ed è troppo commerciale, e quindi ha in mano una sceneggiatura completamente nuova che scopre e che gli permette di riscoprire il suo io di regista, di nuovo uomo di teatro. E poi qui ben si innesta tutto quel percorso, anche, mi permetto di dire, cecoviano, perché si sente, si respira dall'autore cieco. Io posso solo applaudire, avrei tante cose da dire, mi complimento con tutti. Ah, ecco, bellissimo, un altro aneddoto, diceva il Cavallero. Francesco Brandi. Non pensavo Cavallero. Candellero. Diceva Francesco Brandi che ha avuto tutte queste difficoltà, questi forse silenzi interpretativi che
si leggono molto bene, perché c'è il momento in cui sulla scena c'è un momento bellissimo in cui appunto l'attore rimane perfettamente impietrito in silenzio e non si capisce se sta per morire dopo la scelta del regista o forse sta cercando il modo per indurlo a continuare nella strada precedente. Quindi quel momento lì è un spettacolare. Ma quando sto zitto sono fenomenale. Perché siamo tutti in attesa. È un'idea di Silvio. No, è che proprio ieri, per la prima volta, abbiamo cambiato quella posizione là. Ah! Proprio ieri sera. Abbiamo per la prima volta quella posizione in cui lo vediamo bene, invece prima aveva un'altra posizione, un po' di profilo. Invece lì abbiamo. Ma mettiti così, siamo là tutti quanti. Che succede adesso? Bellissimo. Che muore, è morto durante la lettura del copione, perché io durante lo spettacolo, una fase dello spettacolo, leggo questo copione di questo padre, questo grande autore degli anni Ottanta, penso discutibile forse, non so, forse un po' datato rispetto all'epoca in cui si facevano i film un tempo, e anche lui si rende un po' conto che è fuori tempo massimo, no? Probabilmente per fare quella cosa là, insomma. È l'inizio di un percorso e lui è alla fine di un percorso, per cui un po' alla fine la sua storia ha un epilogo così felice, no? Così edificante, mentre Anna ce l'ha un po' quello che dice lei, insomma, di capire che era una falsa pista quella che stava seguendo. Noi siamo contenti perché soprattutto lo spettacolo, noi pensiamo che possa piacere, possa arrivare, piacere a tutti, spero, però arrivare veramente a quella fascia di spettatori che lei ha portato, che lo vivono in maniera proprio viscerale, proprio senza spiegazioni, senza niente da dovergli dire, che purtroppo vanno pochissimo a teatro, però questo è che bisogna dire. Poi dopo alla fine, quindi dai 16-17 ai 30-35 c'è un buco nero del teatro che... E purtroppo per il quale lo spettacolo potrebbe avere proprio, però non essendo un classico, poi magari le scuole, i professori hanno un po' di difficoltà a portare gli alunni perché non sanno cos'è, di che si tratta, allora hanno sempre paura un po', no? Di portare a vedere una roba un po' così, di andare un po' nei problemi, insomma, con le famiglie e tutto il resto, quindi poi quella fascia di pubblico là ce la perdiamo. Però dovremmo fare proprio, dedicare proprio tutto, una parte della nostra attività a cercare di capire, parlare, come poter parlare a quelli che ieri lei ha portato, che sembrano così indifferenti, impermeabili, ma è semplicemente che non trovano cose che li riguardano, semplicemente. Questo spettacolo, un po' della sua follia, e la sua spezzettatura, non so, in qualche modo c'è un modo di racconto che gli è molto vicino, non so, lo capiscono proprio al volo, mentre il terrore che io vivo tutte le sere, quando vengono, no, lo spettacolo è bello, però è difficile, caspita, ho fatto una fatica, ieri uno ha detto, no, ma poi a un certo punto mi sono perso. Dove andate? E là quello mi secca un po', perché noi cerchiamo di fare un teatro che un po' in qualche modo... sia almeno convenzionale possibile, però sempre nell'ambito di qualcosa che se anche non lo capisci fino in fondo, però ti sfiora, che ti riguarda, che ti risuona dentro, che ti rimbomba nel cervello, che riesci a percepire, a stimolare anche delle domande, no? Però purtroppo in Italia quando esci fuori dal salotto borghese in cui il 99% dei lavori si svolgono, no? Il salotto borghese, la famiglia, la distruzione di quella roba lì, no? Più o meno le trame sono quelle, no? Anche Shakespeare, la sala del trono, c'è la sala del trono, da lì si dipanna tutto. E invece il nostro è tutto, non hai punti di riferimento, ti toglie punti di riferimento, e questa crea un po' di smarrimento, proprio smarrimento, di depistaggio continuo,
che le persone, il pubblico dicono, ma non sto capendo io, sono scemo io, oppure il testo è troppo male. Quella reazione che hanno anche tra l'altro due personaggi ad un certo punto. Sì, quello, sì, poi c'è l'altra all'interno, c'è pure la reazione del pubblico. Si rispecchia anche in questo. Non la rappresenta Michelle. E insomma, vorremmo che fosse uno spettacolo che arrivasse per altri canali che non siano solo quelli logici di seguire una trama, no? E non so se ci siamo riusciti, sinceramente. Spero di sì, però. Lei dice un po', ecco. Però, sono stata anche gente inferocita, per cui abbiamo avuto recensioni di certo, una mazza da baseball. Una cosa l'avevo detto alla vostra attrice. Non sono assolutamente d'accordo con le diverse recensioni che ho letto che mi hanno dato veramente l'impressione di non aver colto, ecco, coloro che hanno scritto, insomma, di non aver colto soprattutto il discorso del testo. E quindi... Sì, però noi abbiamo sempre un terzo orecchio di ascoltare tutti, chiunque, sì, certo. Anche che so, il vigile del fuoco per la sera viene lì, insomma, ti prendiamo tutto. Allora piace sempre. Infatti, anche noi piace, ti salvano anche la vita. Quindi, però insomma, ci stiamo combattendo, stiamo lavorando, ci siamo dentro, cerchiamo di renderlo più meno spaventevole, meno spaventoso, meno preoccupante per il pubblico. No, ma è giusto che lo sia invece. È giusto che lo sia, lo so, però... E tanto lo resta lo stesso. Cioè anche... Io le fughe in avanti non mi piacciono tanto, non sono... Però credo che il nostro dettato costituzionale, no? Noi abbiamo fatto un patto con voi e con lo Stato, no? Noi siamo... E anche voi avete fatto un patto con noi, con lo Stato, un patto con noi, perché ha pagato un biglietto, dovete vedere uno spettacolo. Un piccolo contratto, no? Io ti do dei soldi e tu mi fai vedere una cosa, e noi stessi abbiamo fatto un patto con lo Stato che finanzia tutto il settore, senza l'intervento dello Stato, soprattutto il teatro crollerebbe in un pomeriggio, in Italia perlomeno. E questo però, appunto, partendo dal principio costituzionale che è necessario fare un teatro che serva a promuovere la cultura, a sviluppare, proprio sviluppare la cultura, no? Divulgare quello che c'è, ma anche a sviluppare quello che potrebbe essere, a fare dei passi avanti, insomma, a parlare un linguaggio contemporaneo con i nostri contemporanei, cercare cose nuove, rischiare, ecco. Cioè, proprio costituzionalmente, proprio scritto per la Costituzione, che c'è un rischio che dobbiamo correre, noi e voi. Voi dovete pagare il biglietto, dovete essere un pubblico un po' più consapevole forse di quello che mediamente è il pubblico italiano, perché probabilmente voi fate un patto a vostra volta col teatro, non con l'artista in scena, vi fidate del Carignano, c'è un pacchetto di spettacoli, vi sedete, spesso non sapete neanche bene cosa c'è in scena, che fanno stasera, allora cosa stiamo vedendo. Questa è una cosa che io spero che... Sia migliore, anche perché è un vostro dovere farlo, perché voi pagate un biglietto che mediamente, io non sono un uomo di numeri, non so fare i numeri, però grosso modo per quello che vedo poi con il risultato del Bordereau finale, insomma, in media è 15-17 euro il biglietto medio in Italia. Per gli abbonati, se no, 35-40. In generale, io faccio una media, grosso modo, tutto. La media italiana è 17, poi lo so che voi avete pagato 3 euro. Ci sono delle spalle fregate. L'ufficio biglietteria riceverà. Mi hanno fregato, hanno pagato 5 euro. Capiamoci, insomma, la media italiana è tutto il soldo. Anche 8 euro, se abbiamo aspettato, ci sono regioni d'Italia in cui, teatri d'Italia in cui si paga 8 euro. Questo è anche giusto, perché ovviamente per poter portare il teatro a tutti, per poterlo fare vedere a tutti, però dovete capire che voi che siete seduti lì, qui a Torino, avete sulle ginocchia un tizio che comunque ha pagato un po', ma non è venuto a teatro. Cioè, che ha pagato un pezzo del vostro concittadino, il vostro connazionale, che ha pagato una quota che permette, presa dal grande
PIL nazionale in cui voi pagate 17 euro e il resto lo paga quello lì che sta a casa. Anche quel bonus del 110. Vabbè, questo adesso non abbiamo capito, non ne capisco niente di ste robe, non capisco niente neanche di Costituzione, neanche di come funzionano le politiche economiche, però tutto questo ci dovrebbe impegnare in uno sforzo, tutti noi civile, in cui noi siamo degli operatori culturali, che ci dobbiamo spaccare la testa di proporvi delle cose, insomma, noi onestà intellettuale riteniamo che possano fare dei passi avanti la nostra coscienza civile, diciamo così, e voi, insomma, anche voi dovete cercare di essere un pubblico consapevole di quello che sta avvenendo. Questo vabbè. Io giusto per rimanere in linea con quanto ma se no dovete pagare i 50 euro no, se no come ha fatto la Thatcher, a un certo punto la Thatcher ha detto basta le sovvenzioni, basta, stanno uccidendo il teatro, sta roba qui. E allora ha detto facciamo solo teatro privato, la gente ha cominciato a pagare 50, 60, 70 euro. Non so qual è la cosa migliore, non penso che il teatro inglese sia messo peggio del nostro, sinceramente, non lo so, però vabbè, anzi, ma penso anche meglio. Non so, io non ho ovviamente non ho formule, non ho ricette in mano, però ci dobbiamo interrogare su queste cose. Ecco, io proprio per rimanere in linea con quanto ho appena detto, volare un po' più schiantarsi, no, volevo fare una domanda così di chiusura. Che ci abbiamo schiantato. Per rimanere nel tema degli aerei, volevo fare questa metafora che rimaneva. Appunto una domanda di chiusura, visto che ahimè abbiamo pochissimi minuti ancora, se doveste immaginare un vostro Eusebio Velasco, un po' domanda alla verissimo, chiariamo chi è Eusebio Velasco, perché Eusebio Velasco sì, è il padre di Anna, questo regista cult anni 80 che è anche in qualche modo il mito, l'icona di Diego, e quindi vi chiedo appunto se doveste identificare un nome, un riferimento, un autore, un regista che per voi è oggi il vostro Eusebio Velasco, con tutte insomma le contraddizioni del caso, ma chi sarebbe? Ma devi spiegare, cioè è un'accezione positiva o negativa? Questo potete sceglierlo voi in base a come reputate il vostro Eusebio Velasco nello spettacolo che avete messo in scena. Eusebio Velasco non esce bene come personaggio, diciamo. Io faccio da tara sulla tua domanda e penso un maestro invece che ne esce bene e che mi ha formato e che mi ha cambiato la vita, e penso a Nanni Moretti. Oddio, dobbiamo cambiare un po' come te, diciamo una cambiata più a lui, ecco. A me l'ha cambiata a livello filosofico, ecco, non nel conto in banca e artisticamente. Però sì, Nanni è una persona a cui io sono molto legato e tutto quello che fa mi ha reso una persona migliore. No, non lo dire migliore. Migliore a livello intellettuale, insomma. Poi mi ha fatto anche andare dallo psicologo anche lui. Generazione c'ha il suo tempo. No, perché in relazione a Anna e Eusebio Velasco è soprattutto un padre, e purtroppo io penso tanto a mio padre, che anche lui non è uscito tanto bene da questa storia che abbiamo come relazione padre figlia, e quindi io purtroppo l'ho immaginato sempre più come padre che come regista, ecco. Oddio, mi sono aperta tantissimo, scusate, sulla mia vita privata. No, ma non è un dramma, perché ho sentito questo silenzio drammatico. Mi sono fatti apposta questi incontri. Madonna, tremendo. È un assoluto di psicoterapia, anzi di psicodramma. Anch'io ho portato tanto Charlatani dalla psicologa, tanto. Tante volte, di monologo, tutto, il padre, il percorso. Però sì, quindi in realtà, no, è più un padre, non penso che, cioè, per Anna c'è veramente il mito del padre e poi la realtà con cui tutti ci scontriamo a un certo punto, che i nostri genitori non sono dei miti e li amiamo comunque, però li perdoniamo, li vogliamo bene, però ecco, erano meglio nella nostra immaginazione infantile, questo
penso sia abbastanza comune, perché vi continuo a vedere molto silenziosi. Invece mi sembra una cosa abbastanza... No, la mia psicologa dice che tutti stanno così, no? Sì, sì. C'ha ragione. Quindi questo. No, ma se ce l'hai, se non ce l'hai... Posso fare una riflessione però? Certo. Sì, nel senso che non ho... Io invece Eusebio Verasco lo vedo come quegli artisti, e ne ho incontrato, degli spiriti anarchici, degli spiriti liberi. Io me lo sono immaginato invece così, questo Eusebio, che non hanno volontariamente, o perché il caso vuole, che non tutti gli artisti vengano al mainstreaming, che vengano conosciuti. E io ho nella mia vita incontrato dei fantastici personaggi, musicisti, un pittore mi viene in mente nella testa, un attore, secondo me geniali, e basta, io lo vedo più associato a quello, che abbiano magari anche voluto e scelto volutamente di fare quello, cioè fare la loro arte, e che magari è, tante volte dico, non compresa, oppure non, come fai a definire che cos'è arte? Ecco, si apre un altro enorme capitolo. Quindi io lo vedo più così, e io ho la fortuna però di qualcuno nella mia piccola vita di averli incontrati, cioè perlomeno artisti piacevoli con cui passare del tempo a discutere di arte, ecco, questo sì. Vabbè, sai, noi purtroppo noi abbiamo il demone del successo, tutti ce l'abbiamo, soprattutto nel nostro mestiere, a tutti gli effetti, non è che siccome uno fa un percorso artistico non è contaminato da questa idea di avere successo, di essere un vincente, no? E l'equazione è quella di come avere successo senza perdere l'anima. Perché un pezzo di anima, se hai successo da qualche parte, un po' te la perdi, perché sei costretto a fare delle mediazioni. E quindi quelli che in qualche modo hanno voluto mantenere la purezza del loro percorso ideologico, artistico, poetico soprattutto, senza guardarsi a destra, a sinistra, avanti, e fino a un certo punto è stato anche possibile, insomma, però a un certo punto in poi è stato sempre più difficile. E, se guardiamo al cinema, non so, ecco, ancora peggio ovviamente, al teatro magari più facile, perché è più semplice, più, penso a tanti artisti che hanno fatto pochissime mediazioni, a Pippo Del Bono, so, queste figure, questi esempi magnifici di teatri molto radicali, no? Molto radicali, che da un lato ti irritano, diciamo, gli meneresti, però poi alla fine li abbracci perché dici, vabbè, senti questa purezza, questa forza, questa voglia, questa mistica, ecco, perché poi diventano un po' dei mistici, no? Io ne ho incontrati diversi, anche e soprattutto nel percorso teatrale, senza però entrare nell'altra mistica, che è opposta a quella del successo, alla mistica dell'insuccesso. Dell'insuccesso, sì. Che siccome solo non ho avuto successo vuol dire che io sono l'unico puro, esatto. Gli altri sono tutti gli sossoni. Esatto. Da dimostrare. Quindi, naturalmente, chi riesce a mettere sempre. Nella vita ci sono quelli che ci sanno fare e i meritevoli, no? Di avere successo. E poi ci sono anche quelli che sono meritevoli e che ci sanno fare. E forse sono quelli che poi forse sono degli esempi sani, positivi, che poi incidono di più sulle coscienze delle persone, che cambiano anche spesso. Spingono in avanti un sentimento collettivo, perché sono stati capaci di stare nel loro tempo anche, no? Questo è importante. E quindi così che ho lavorato con Sergio Citti, per dire, un poeta che sta vivendo un mondo tutto suo, che attraverso Pasolini era riuscito anche a trovare una forma di espressione della sua genialità. E poi morto Pasolini, purtroppo non ha reso altro la stessa strada. Ho fatto un film con lui, bellissimo, però tutto conclusionato. È chiaro che non,
non aveva nessuna possibilità. Però diciamo che tutti servono in un ambito artistico, poi col loro esempio, con il loro con un lampo improvviso a dire ah, però c'è anche questa strada qua. E poi spesso quando uno ha successo, no? Si pensa che poi tutto si stringe improvvisamente, ah no, seguiamo quello, è lui, ha ragione lui, sì, facciamo come fa lui, e tutto si, di nuovo si richiude. E poi dopo si esaurisce anche quella cosa lì, che ovviamente diventa una maniera, anche se tutto diventa maniera, e improvvisamente si aspetta il prossimo che indica la strada nuova, insomma. E bisogna sempre tenere aperte tutte le porte e ascoltare tutto, soprattutto per noi attori, che poi alla fine siamo artisti che non hanno un progetto personale, no? Noi siamo, andiamo sull'onda del successo altrui, insomma, del percorso altrui, e cerchiamo di essere utili a quella cosa lì. E quindi possiamo anche permetterci poi nell'arco della vita di incontrare uno proprio che ti fa deragliare completamente, fare la roba completamente assurda, dici ma perché ho fatto questa cosa? Velleitaria, ecco, il famoso velleitarismo. Il nostro regista era un regista appunto degli anni 70-80, in cui era più possibile, si cercava quelle cose. No, forse giustamente una parte di questi registi è stata anche un po' messa da parte. Ecco. Però gli altri 5, gli altri 4 sono scappati. C'è il signore di prima fila che ha visto. Vabbè, però non voglio mettere l'imbarazzo. No, perché appunto io mi chiedo sempre questa cosa della difficoltà rispetto al testo, un po' di fastidio, come se io lo spettacolo poi per qualcuno fosse imploso, come se non esplodesse fino in fondo, no? Allora questo non mi dà, mi irrita, vorrei capire cos'è che non lo rende per tutti. Per loro rendono uno spettacolo difficile. Ah, tu l'hai visto, per cui tu puoi dirci, dai, fai una critica, andiamo sopra con calma, senza troppa sincerità. Questa è una domanda. Non essere brutale con noi. Io non sono preparato, però. Non sei preparato. No. No, io credo anzi che era, come dicevo prima, la. Al di là del adesso il conto è finito, facciamo finta che al microfono spenti così. No, io credo che anzi la scrittura sia proprio quello che ci permette di, come dire, di sentirci parte di quello proprio nella sua complessità, in questa natura anche molto grottesca dello spettacolo, in questi suoi colori, ci faccia sentire parte. E di qui secondo me infatti tutte queste rotture, più che riguardare il mondo del cinema, il mondo del teatro, come in effetti troverete scritto nelle note di regia, credo che riguardino noi come spettatori, cioè nel nostro rapporto con quello che vediamo, con le storie di cui appunto siamo parte, che ci hanno formati, perché sono nostre icone, immagini, figure cult, o perché sono i nostri avi, i nostri genitori, cioè ciò da cui proveniamo, e che, come dicevo, insomma, era un po' questo che mi aveva stimolato quella domanda. In quel mondo in cui in fondo poi non inventiamo nulla, ma di cui siamo parte, che crea la nostra tradizione a volte un po' inconsapevole, cioè nel senso che noi siamo poi all'interno di un flusso, spesso senza rendercene conto. Ecco, un valore importantissimo di questo spettacolo, di questa scrittura, credo sia quello, cioè di farci rendere conto di essere parte di un mondo con tinte estremamente appunto grottesche, ironiche, che ci fanno ridere in senso pieno, in senso vero, e ci fanno molto riflettere. Ho risposto alla domanda? Insomma. Allora, con così, un po' saltato, e questo è un po'. Sono un po' replicato. No, perché io amo gli spettacoli che scendono in platea, no? Non mi piacciono gli spettacoli che sono anche bellissimi, quando arrivato a vedere rimango con la bocca aperta, gli spettacoli meravigliosi che sono frutto anche di un pensiero, di un'intelligenza, di una capacità analitica. Però quello che amo sono gli spettacoli che poi scendono in platea, che ti senti una comunità. Che diventi una comunità. Però per scendere in platea ovviamente non c'è bisogno di scendere letteralmente in platea, naturalmente, quindi credo anzi che questo spettacolo, cioè dicendolo così sembra che poi non lo faccia questo spettacolo, non venite a vedere, no, al contrario, appunto proprio perché lo fa dovete venire fino al 26 di maggio, non sì, venite, al finale, poi sono tutti siete abbonati, quindi no, non siete abbonati,
Sì, sì, siete banali. Quindi i 17 euro famosi. Poi sarà una cifrona, però insomma, sono sempre 17 euro in questi tempi, insomma, non sono investiti. Non sono poco. Ovvio, poi su 2 ore tutto sommato passa. Poi uno si ricorda spesso le cose belle, non le cose brutte, quindi anche se fosse bruttissimo. Realizziamo nel tempo quello che è. Ce lo dimentichiamo spesso. Va bene, allora io ringrazio Silvio Orlando, Francesca Botti, Francesco Brandi e Giulio Scini per essere stati con noi questa sera, ringrazio voi e quindi andate a vedere lo spettacolo fino al 26 di maggio al Teatro Polignano.